L'applauso con il quale gli oltre 1.000 ospiti del movimento neoborbonico hanno salutato l'ingresso nel Teatro Mediterraneo di Carlo di Borbone della famiglia reale Due Sicilie al completo testimonia l'affetto e l'emozione per gli aderenti al movimento presieduto da Gennaro De Crescenzo nei confronti di quelli che vengono definiti simboli viventi di una storia antica e gloriosa. Festa, premiazioni e ricordi nella serata organizzata nella struttura all'interno della Mostra Oltremare per festeggiare il quarto di secolo di un movimento che in questi anni è diventato punto di riferimento per il meridione nel mondo. Siamo felici di poter sostenere l'anniversario del 25esimo del movimento neoborbonico, ma siamo anche coincide anche con i nostri 20 anni di matrimonio. Grazie al movimento neoborbonico c'è stato in quest'ultimo quarto di secolo si è potuto effettuare una rilettura della storia del meridione e devo dire che è una cosa che ne parlo sempre. Io li ho conosciuti nell'aprile 93 e mi avevano presentato quel loro progetto e pochi mesi dopo fondarono questa associazione, questo movimento, e devo ringraziarli perché tramite archivi hanno fatto una ricerca incredibile e sono riusciti a ridare una dignità al popolo meridionale e anche alle loro terre. Sul palco si sono avvicendati Povia e di Napoli, Nello Danile e Paolo Cagliazzo, insieme a tantissimi premiati. Durante la 3 giorni napoletana, numerosi appuntamenti per la famiglia reale nel pomeriggio di domenica hanno anche voluto dedicarsi un momento di eleganza visitando la Maison Cilento, accolti da Ugo Cilento nello showroom della Riviera di Chiaia, ed hanno potuto ammirare le creazioni per la Reggia di Caserta, di cui Cilento è diventato esclusivista.